Oggi parleremo di terapie batteriche, delle novità sull'argomento e delle applicazioni cliniche e per l'occasione ci troviamo a Piacenza presso l'università. Oggi uno dei problemi più grandi che si verificano, che si trovano in medicina, è l'antibiotico resistenza. Parlare di antibiotico resistenza significa aprire veramente una voragine e un mondo, no? Questo non solo in Italia, ma secondo l'OMS in tutto il mondo. E l'approccio proposto è proprio quello, parlare di terapia batterica. Cioè è come dire, è una terapia, è un po' biologica, no? Cioè quindi un batterio che riesce a vincere facendo un certo lavoro a livello mucosale, a livello dei tessuti interessati da un antibiotico resistenza, riuscire a riscatenare una risposta positiva verso la guarigione. Con il professor Francesco Di Pierro, biologo, farmacologo e dottore di ricerca in immunologia e direttore al Velleia Research, entriamo nell'argomento delle terapie batteriche. L'opinione pubblica sta sempre di più comprendendo che l'utilizzo smodato di antibioticoterapia, gli antibiotici in genere, che per fortuna che esistono, salvano le vite nel mondo. Però l'uso smodato al quale siamo andati incontro negli ultimi anni ha in realtà prodotto due fenomeni. Ha fatto sempre crescere sempre di più il fenomeno dell'antibiotico resistenza. Questo, l'antibiotico resistenza, ci rende, come dire, meno capaci di combattere le infezioni alle quali andremo in corso nei prossimi anni, proprio perché selezioniamo batteri sempre più resistenti verso i quali non riusciamo più a uccidere in qualche modo. E poi stiamo installando un secondo fenomeno, che magari è meno facile da comprendere, però più usiamo gli antibiotici e più nell'immediatezza dell'uso antibiotico risultiamo sensibili ad altre infezioni. Questo perché l'antibiotico pulisce l'organismo di batteri, anche quelli non necessariamente patogeni, e quindi lascia libere delle nicchie abitative. In queste nicchie abitative spesso si inseriscono batteri patogeni che causano malattia. Quindi, paradossalmente, l'uso dell'antibiotico ci rende immediatamente più sensibili a nuove infezioni nelle settimane a seguire, diverse settimane a seguire, per qualche mese noi siamo più vulnerabili a nuove infezioni. E nel lungo periodo rende meno utilizzabili gli antibiotici perché seleziona nel mondo ceppi sempre più resistenti.